Buonasera cari telespettatori, questa sera siamo in compagnia del sostituto procuratore Maurizio Giordano della DDA di Napoli, storico procuratore della DDA di Napoli. Grazie. Come sta, signor procuratore? Bene, benissimo, grazie. Non mi sembra vero di vederlo, perché voi non sapete, ma entrare nella scheda, nella agenda lavorativa del signor procuratore è una cosa da tregenda, perché è sempre occupatissimo, le udienze si allungano, però sono felicissima di averla ed onorata. Era stato, le avevo assicurato la mia presenza, io sono già stato un po' di mesi fa qui da lei e le avevo promesso che sarei ritornato. Promissio boni vivi, promissio boni vivi, obbligazio. È obbligazio. Allora, il signor procuratore è un grande PM, lo dobbiamo dire, la verità, è alla DDA da 2004. Lasci perdere gli aggettivi. Lasci perdere gli aggettivi. No, lei non lo deve dire, lo devono dire gli altri. Per me e per molti è un grande PM, è stato tanti anni alla Procura di Santa Maria a Capovetere e dal 2014 alla DDA di Napoli, e dire DDA significa reati di stampo mafioso. Signor Procuratore, è da pochi giorni, da qualche giorno c'è stata l'operazione Ombre Rosse, che ha visto la collaborazione Italia-Francia. Sono stati arrestati dei terroristi, dei brigatisti rossi, 7 brigatisti, sarebbero stati 10, ma 3 sono fuggiti, 2 si sono consegnati e ancora uno che è latitante, diciamo così. E, dopo 40 anni, una giustizia che si è avuta dopo 40 anni, troppi anni, veramente troppi anni. Ecco, il signor procuratore Gioan Domenico Lepore, che lei conoscerà sicuramente, diceva, ha scritto un libro che io gli presentai tanti anni fa, chiamatela pure giustizia, puntini, 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 se vi pare, ecco, di chiara ispirazione pirandelliana. 40 anni sono passati, però perlomeno è salva la prescrizione, perché il 10 maggio sarebbe scattata per costoro la prescrizione. E questo è un tema, diciamo, molto attuale, però è importante far comprendere che in questo caso, anche se vado sempre male a parlare delle questioni processuali o giuridiche che sono in atto, ma comunque siccome in è generale, una notizia, diciamo, divenuta, stiamo sul pezzo, divenuta di dominio pubblico, sì. È importante però far comprendere a chi ci ascolta che non si è trattato di un processo, ovviamente, ma si è trattato di assicurare l'esecuzione della pena nei confronti di persone che erano state già condannate in maniera irrevocabile. E a volte, diciamo, per effetto di un meccanismo o di un istituto processuale che si chiama estradizione, l'esecuzione della pena può essere differita per molto tempo se lo Stato presso il quale si rifugia la persona condannata non consegna la persona. È proprio l'estradizione, è una consegna della persona indagata oppure della persona condannata. Allo Stato che ne fa richiesta, per una serie di ragioni che sono legate all'ordinamento interno dello Stato che deve consegnare eventualmente l'estradando. Certo. E quindi è importante far capire che è vero che sono passati 40 anni, però ovviamente non è il processo che è durato 40 anni. Adesso lo spieghiamo ai nostri telespettatori. Questo si è avuto perché la Francia, a partire dagli anni 80 più o meno, ha sempre concesso l'asilo ad ex terroristi, facendoli vivere liberamente da liberi cittadini, perché si seguiva la dottrina Mitterrand, che era un presidente francese dal 1981-85, e lui non lo concedeva, perché lui diceva così: voleva favorire la pace civile e concedere agli esiliati politici italiani l'amnistia che il governo di Roma, l'Italia, non voleva concedere loro. Quindi volevo sapere il suo pensiero, di cosa ne pensa di questa dottrina, e poi cosa ne pensa del fatto che li hanno messi ai domiciliari con il rischio di fuga. No, guardi, la scelta dettata sul se consegnare o meno una persona oggetto di estradizione è una scelta puramente discrezionale che promana dal governo, dall'assetto, per così dire, governativo di uno Stato. Certo. E
ci possono essere le più varie ragioni di carattere certo. politico, di carattere sociale, culturale, chiamiamolo così, che possono indurre una nazione o uno Stato a non consegnare una persona. Sono tutte decisioni che possono essere assolutamente rispettate certo, perché certo. sono decisioni di carattere, ripeto, endogovernativo, perché ciascuno Stato può articolare la sua sovranità territoriale esattamente per come ritiene che sia meglio sostanzialmente. Certo. E nel caso di specie la Francia è uno di quegli Stati che non assicurava l'estradizione per i delitti in tema di terrorismo. E questa era la ragione per la quale coloro i quali avevano subito delle condanne in Italia si sono trovati sul territorio francese a non essere mai stati estradati fino ad ora in Italia. Ed oggi c'è stata invece certo. questa... È uno Stato che la pensa così. Come diceva così. Tucidide, il vecchio storico ateniese, sì. noi ad Atene facciamo così. E poi il fatto che, a cui lei accennava, che le persone da estradare siano state poi collocate in detenzione domiciliare, non lo so, bisognerebbe ovviamente conoscere gli atti. Perché i cittadini sono rimasti un po' impressionati. Bisognerebbe conoscere gli atti del procedimento, di cui ovviamente comunque questi non dovranno mi permetto di parlare, evidentemente avranno ritenuto che non ci fossero pericoli di fuga. Di fuga. Comunque questi brigatisti dovranno rispondere di reati di terrorismo e di crimini di sangue. Armata, di terrorismo e... Qualcuno di loro anche per fatti di sangue, sì. E crimini di sangue. E io in un'intervista che mi rilasciò nel 2018 il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Cafiero De Raho, che ho sempre nel cuore, mi disse: dottoressa, l'Italia è molto preparata sul terrorismo, abbiamo 30 anni di esperienza e abbiamo delle strutture sofisticate che molte persone, molti paesi ci invidiano. È vero? Sì, assolutamente sì. Poi lei sa che la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo è l'autorità giudiziaria preposta proprio a coordinare le attività di indagine in materia di terrorismo sull'intero territorio italiano. Certo. Quindi questo significa che le singole procure distrettuali sono chiamate a svolgere attività di indagine o processuale in materia di terrorismo. Se subentrano delle esigenze di coordinamento con le procure distrettuali di altre parti d'Italia oppure con le procure internazionali, in quel caso il ruolo della Procura Nazionale Antimafia è quello di coordinare le procure che si stanno occupando di indagini in materia di terrorismo. La circolazione quindi delle informazioni tra procure distrettuali antiterrorismo. Quella è una delle finalità tipiche. Certo. Diciamo della Procura Nazionale. Signor Procuratore, e la verità è proprio così, l'Italia ha sempre mantenuto l'allerta contro il terrorismo. L'altro giorno, un paio di giorni fa, a Sparanise è stato trovato un albanese complice dell'attentatore di Nizza che gli aveva fornito delle armi. L'attentatore di Nizza, se lo ricordo, nel 2016, che provocò la bellezza di 87 morti. E di questo si sono interessati proprio la DDA, la Digos di Napoli, di Caserta e Polizia Postale. Ancora a gennaio 2021 i poliziotti hanno arrestato un napoletano che era trafficante internazionale di documenti falsi e aveva una stamperia. E se lo ricordo la stamperia, quello come si chiamava, il primo che fu trovato a Santa Maria Capovetere, Chemiri, quello che era, non lo so, ho trovato una cosa che non sa, e com'è possibile? Chemiri è il custode della moschea di San Marcellino. Ah sì sì, non lo ricordo. Santa Maria Capovetere, sì. La sua seconda patria. No certo, vabbè, ma poi i casi giudiziari sono talmente tanti che poi si fa e lei ne sbriga tanti, poi l'età corre ad avanzare, è giovanissimo. Dunque parliamo un po' del Consiglio Superiore della Magistratura. Molti dicono che il CSM deve tornare ad essere un organo di alta amministrazione della giustizia, cioè praticamente non essere più un organismo politico come in questi ultimi tempi si sta rivelando, come dire che il faro devono essere le leggi e non le ideologie. Che ne pensa? Guardi, allora le dico subito che il Consiglio Superiore della Magistratura non è un organo politico,
ma è un organo costituzionale che ha come lei ben sa ovviamente però negli ultimi il tempi... compito di autogovernare la magistratura per una serie di ragioni legate a ciò che la Costituzione vuole che venga fatto. Il Consiglio Superiore della Magistratura è composto di diverse, diciamo, componenti. C'è una componente di magistrati togati che vengono eletti da tutti i magistrati ordinari italiani. C'è poi una componente ovviamente che è laica, cosiddetta laica, che cioè è diretta espressione delle Camere, del Parlamento. È presieduto per una forma di garanzia suprema dal Presidente della Repubblica, che quindi costituisce la massima espressione di garanzia e di autogoverno appunto del Consiglio Superiore della Magistratura. Quindi dire che il Consiglio Superiore della Magistratura sia, benché diciamo negli ultimi tempi questo argomento sia emerso molte volte nelle vicende di cronaca, per così dire, è un'affermazione un po' forte, è un'affermazione anche tecnicamente sbagliata. Il CSM non è un organo politico, no. Essendo un organo appunto costituzionale che agisce secondo il procedimento amministrativo, delibera e decide secondo delle regole che vengono dettate dallo stesso organo della magistratura, dallo stesso organo di autogoverno della magistratura, e che si tramuta in questa attività del Consiglio Superiore della Magistratura in provvedimenti. Questi provvedimenti sono le delibere in materia di autogoverno della magistratura, per esempio quando si tratta di decidere se un magistrato debba essere trasferito in una determinata sede a cui ambisce ad andare, oppure quando bisogna avviare dei procedimenti disciplinari sui singoli magistrati, oppure quando bisogna valutare la progressione in carriera del magistrato. Tutti questi provvedimenti vengono adottati secondo i principi generali della pubblica amministrazione e quindi diciamo il Consiglio Superiore della Magistratura delibera secondo quelle che sono le regole generali della pubblica amministrazione, tanto è vero che le decisioni del Consiglio Superiore della Magistratura poi sono suscettibili di impugnazione davanti alla giurisdizione amministrativa, cioè davanti al TAR e al Consiglio di Stato. E a proposito di queste decisioni, in questo periodo, nel periodo diciamo così del caso Palamara, il magistrato lo ha spiegato nel suo libro Il Sistema, dove dice che c'erano tutte queste correnti, cioè erano diventate un po' uno strumento diciamo di potere. Quindi tutto veniva deciso in base a determinate schemi. Allora, ecco. Tenga conto di una cosa, dottoressa, ovviamente per di tutte queste vicende noi non siamo tenuti a parlare se non commentandoli in qualità di normali cittadini, perché le vicende giudiziarie e disciplinari sono di competenza di altre autorità e quindi ovviamente saranno queste autorità che si dovranno occupare di tutte le vicende. Però la cosa diciamo così significativa che è importante far comprendere a chi ci ascolta è che il Consiglio Superiore della Magistratura è estremamente attento, estremamente rigoroso quando si tratta di valutare i singoli magistrati, nel senso che non deve passare agli occhi della cittadinanza l'idea secondo cui i magistrati siano una casta intoccabile o ingiudicabile. Non è affatto vero. La magistratura sia un po' in crisi, questo stanno succedendo. Guardi, tutte queste cose. La magistratura purtroppo è sottoposta alle medesime regole di tutti, fortuna, è sottoposta alle regole. I magistrati sono dei comuni cittadini che svolgono delle funzioni pubbliche. Essendo dei comuni cittadini sono sottoposti alla legge, esattamente come tutti i cittadini della Repubblica. E quindi se sbagliano anche i magistrati devono essere giudicati e devono essere valutati. E le posso assicurare, questo per tornare al discorso di prima, che se un magistrato viene ritenuto responsabile di una condotta penalmente rilevante, sono altri magistrati che giudicano quel magistrato ovviamente responsabile. E mi permetto di dire che forse quella della magistratura è l'unica categoria professionale che ha al suo interno
degli stessi colleghi che valutano e che giudicano in maniera esattamente uguale a qualunque altro cittadino, certo, un altro magistrato che venga a dover essere giudicato secondo i criteri ordinari di giudizio. Ma soprattutto, diciamo, il Consiglio Superiore della Magistratura, le posso assicurare, è estremamente rigoroso quando si tratta di valutare anche la condotta disciplinare del magistrato. Lei sicuramente ha conoscenza di tante iniziative di carattere disciplinare che vengono sollevate dalle autorità preposte nei confronti dei magistrati che si macchiano di condotte anche non penalmente rilevanti, ma condotte che sono suscettibili di ledere il prestigio, l'onore e il decoro della magistratura. Ogni volta che si verifica un caso del genere, le posso assicurare che si apre un processo che è molto rigoroso, molto serio, che si svolge innanzi al Consiglio Superiore della Magistratura e che si conclude esattamente come se fosse un processo penale, cioè con una assoluzione o con la condanna disciplinare del magistrato che incappa in queste vicende. Per cui, diciamo, il messaggio che bisogna trasmettere, che io in qualità di magistrato mi sento in dovere di riferire, è che le vicende che si sono verificate da ultimo non devono affatto indurre la cittadinanza a perdere fiducia nei confronti della magistratura. Questo mi preme. Perché i magistrati sono uomini e allora anche come tutti gli uomini sbagliano. Possono sbagliare e compiere qualunque tipo di condotta sapendo però che quella condotta sarà valutata esattamente come un qualunque altro cittadino Oggi della Repubblica. Oggi chi può avere, secondo lei, paura di una commissione d'inchiesta sul uso politico della giustizia? No, guardi, sono decisioni di carattere politico che nelle quali il mio problema, il mio pensiero, e sento in giro i cittadini che hanno perso fiducia, perché adesso non abbiamo neanche finito, come si dice, di assimilare, di digerire il caso Palamara, e ce ne sta un altro, la Loggia Ungheria, che è un'organizzazione, pare, sovversiva, l'avrebbe detto un avvocato, cosa pubblica. Vabbè, ma sono tutte notizie, dottoressa, che noi apprendiamo ovviamente dagli organi di stampa. E quindi ne possiamo parlare per questo. Su cui possiamo esprimere la nostra opinione di cittadini. Però è importante, ripeto ancora una volta, a costo di sembrare ripetitivo, laddove ci siano comportamenti sbagliati, comportamenti che devono essere anche semplicemente giudicabili. Poi non è giusto dire se siano giusti o sbagliati, ma comportamenti giudicabili da un'autorità amministrativa oppure da un'autorità giudiziaria, questi comportamenti devono essere valutati e saranno valutati con estremo rigore da parte degli organi preposti a farlo. E ripeto, diciamo, la magistratura è fatta di tanti magistrati che ogni giorno lavorano con molto sacrificio, con molta dedizione, oltre il proprio dovere. Facendo ogni giorno il proprio dovere e facendo manifestazioni di dedizione, di coraggio e di giuramento alla Costituzione. Se si verifica che qualcuno dei magistrati sbaglia, i cittadini devono essere tranquilli sul fatto che qualcuno questo che sbaglia sarà giudicato esattamente come se sbagliasse un comune cittadino. E quindi, diciamo, ciò però non vuol dire che se qualcuno sbaglia tutta la categoria dei magistrati ovviamente deve essere io ho chiesto a lei, perché lei è un magistrato, dico sempre io quando dico il massimo, con i fiocchi, perché grazie, un magistrato onesto che lavora onestamente ma è sempre impegnatissimo per il bene della giustizia, per il bene dei cittadini, e quindi mi fa piacere che lei chiarisca questa cosa, perché è importantissimo, detta da un addetto ai lavori. E credo che sia del resto il tema anche più frequente che oggi per così dire ricorre nell'opinione pubblica, no? La lettura di questi articoli, di queste notizie che riguardano la magistratura in genere, taluni dei magistrati, può effettivamente suscitare dei dubbi, un po' di sconcerto nella popolazione. Ci vuole una persona è normale, dal però, di dentro. È normale, però ripeto,
mi sento ancora una volta, e mi perdoni se lo ripeto ancora una volta, però tipo perché mantra, sia molto chiaro, cioè che la gente, le persone, la cittadinanza non devono perdere assolutamente fiducia nei confronti dei magistrati, perché ripeto, la stragrande maggioranza dei magistrati lavora silenziosamente, in maniera molto coscienziosa e in maniera del tutto conforme agli orientamenti che la Costituzione, diciamo, assegna ai magistrati, per garantire a tutti i cittadini il rispetto della giustizia ed il servizio della giustizia. Certo. Quei pochissimi magistrati che purtroppo sbagliano, esattamente come possono sbagliare tante altre persone che appartengono ad altre categorie professionali, saranno valutate esattamente in ambito disciplinare oppure in ambito processuale alla stessa stregua di tutti i cittadini che violino delle leggi o dei regolamenti. E mi fa piacere questo diciamo, messaggio che lei lascia, che lei dà ai cittadini. Io perciò l'ho invitata con grande piacere, perché lei ha la caratteristica di spiegare molto bene le cose come sono. E quindi insomma, poi... ecco perché si dice che la magistratura gli enti corpi. Poi, siamo in pandemia, quindi questo, esattamente, visto che la materia è questa. Gli anticorpi sono dati dal fatto che la stessa magistratura è in grado di riuscire a valutare se quei comportamenti siano giusti o sbagliati. Certo. Tenga presente che ovviamente deve valere anche per i magistrati che siano sottoposti al processo penale la presunzione ovviamente di innocenza. Certo. Non vuol dire che quelle persone che vengono sottoposte a un procedimento disciplinare o penale siano ovviamente responsabili, sono sempre presunte innocenti e quindi affronteranno esattamente le loro vicende disciplinari o processuali esattamente come un qualunque altro cittadino della Repubblica. La ringrazio per questo chiarimento. Cambiamo argomento e parliamo delle imprese. Siamo in pandemia, le imprese sono proprio tantissime, sono fallite, e l'altro giorno, qualche settimana fa, il procuratore capo Giovanni Melillo, che è il suo dominus è la procura di Napoli, ha detto: stiamo attenti che qua le imprese d'altro poco le consegniamo direttamente alla criminalità organizzata. Lei tante volte ha detto che la criminalità organizzata è diventata imprenditrice. Molte volte gli imprenditori hanno bisogno di soldi, perché soldi in giro non ce ne sono, e quindi sono in grande difficoltà. Molto spesso gli imprenditori, come anche tanti cittadini, sono soggetti all'usura. Dietro all'usura c'è la criminalità organizzata. La criminalità impone tassi altissimi, l'imprenditore non paga e perde l'impresa. Lo stesso ha dato, lo stesso avviso, allarme, l'ha dato il procuratore capo di Catanzaro, Gratteri, il quale ha detto: oggi le imprese si relazionano direttamente con la 'ndrangheta e opprimono la... qual è il suo allarme per le imprese? Perché veramente insomma c'è da aiutarle, perché non possono andare avanti. Allora, è noto, direi un fatto scontato, il fatto che oggi la pandemia ha notevolmente aggravato le condizioni economiche di tutti i cittadini e in particolare poi delle attività di impresa, delle attività imprenditoriali. L'impresa oggi, a causa della contrazione della domanda in alcuni settori merceologici, industriali, commerciali, si trova a dover affrontare una emergenza che purtroppo non si è mai avuto modo di constatare. È un evento improvviso. Se non in maniera del tutto improvvisa e del tutto inaspettata. Qualcuno ha ritenuto che il periodo che stiamo vivendo è assimilabile per certi versi al periodo della Seconda Guerra Mondiale, no? Post bellico, in cui pure si verificò di grande difficoltà economica. Grandissima difficoltà economica. Io come... diciamo, sono tendenzialmente ottimista per mia natura e sono sempre portato a pensare che da un punto di vista proprio economico, di fronte a periodi più o meno lunghi di grossa depressione economica, seguono poi dei periodi di grande lancio economico, per cui ad un periodo diciamo di grossa caduta finanziaria seguono di solito dei periodi di grossa ripresa, di grosso sviluppo economico. Quindi chi può sopravvivere, è giusto che adesso
lo faccia strenuamente e debba essere aiutato per poter poi guardare superare, al futuro in maniera ottimistica per cercare poi di arrivare alla fase nella quale ci sarà sicuramente una ripresa. Detto questo, diciamo come principio generale in materia, vogliamo chiamarla così, sociologica, di aiuto, di sostegno all'impresa, il discorso che lei faceva è un discorso molto serio, perché le imprese di per sé si muovono sul tessuto economico nel quale tutti noi ovviamente ci muoviamo ogni giorno. E allora le imprese bisogna distinguerle a seconda che siano imprese sane, cioè imprese fatte di persone per bene, che lavorano con sacrificio, che ricorrono al debito bancario, al circuito bancario per potersi finanziare nello svolgimento dell'attività, ed imprese che purtroppo lo sono un po' di meno, perché sono imprese, per così dire, malsane, perché ospitano, cioè ricevono finanziamenti che invece non sono assicurati dal circuito creditizio, dal circuito bancario, ma arrivano direttamente dal circuito criminale. Allora chiaramente bisogna... Da soldi sporchi, diciamo così. I cosiddetti soldi sporchi, il cosiddetto riciclaggio e reimpiego di risorse, certo. Diciamo... Il riciclaggio, sarebbe. Il riciclaggio. Ora, bisogna essere ben chiari, cioè le imprese che sono amministrate da gente per bene, da imprenditori per bene, devono essere aiutate, con tutti i rimedi che il nostro ordinamento appronta. Certo, non sono io deputato a parlare di questo tipo di iniziative, se ne occupa ovviamente l'autorità governativa e sa come intervenire in tal senso, ma è ovvio che un'impresa sana che si trovi in una situazione di contingente difficoltà di economica, sofferenza. Qual è quella che si sta vivendo adesso, deve essere giustamente aiutata, perché il rischio è che le imprese sane che si ritrovino in una condizione di grossa sofferenza, qual è quella che stiamo vivendo, si ritrovino, per così dire, le porte chiuse da parte del circuito finanziario sano e quindi siano costrette, pur di non affogare, a ricorrere a circuiti criminosi, quali sono quelli ovviamente che assicurano il foraggiamento di carattere economico, finanziario alle imprese. Ma è una cosa momentanea, perché poi... No, bisogna essere ben chiari su una cosa, perché l'inserimento nell'impresa di denaro, che non è un denaro lecito, porta ad una duplice conseguenza. O quello di rendere schiavo della criminalità l'imprenditore che lo riceve, perché in questo modo l'imprenditore, pur di non fallire, pur di non scomparire, ricorre al credito magari usurario e alla lunga il credito usurario, che il più delle volte è finanziato dalle organizzazioni camorristiche, dalle organizzazioni criminali, è spietato. Certo. E di fronte ai primi inadempimenti da parte dell'imprenditore che non riesce a restituire ciò che ha avuto, la risposta è quella di cedere, ovviamente senza alcun corrispettivo, l'impresa. E quindi assistiamo a fatti veramente drammatici di imprenditori che magari, dopo essere stati per molti anni del tutto vegeti sull'attività, sul libero mercato, si ritrovano poi improvvisamente a dover perdere tutto ciò che hanno accumulato a prezzo di tanti sacrifici. In questo caso, ovviamente, la finalità della magistratura è quella di tutelare, da un punto di vista giudiziario, coloro i quali ricorrono e sono costretti a ricorrere ovviamente al prestito usurario. Esistono tutta una serie di istituti che è giusto che la gente conosca. Esiste lo sportello per antiusura, esistono dei rimedi previsti per coloro i quali sono incappati nelle maglie dell'usura. Ma se lo ricorda, tanti anni fa De Simone della Camera di Commercio fece quel camper della legalità contro racket, l'usura. E serve, no, volevo anche dire che magari non tutti sanno che esistono degli strumenti finanziari molto, diciamo, vantaggiosi per gli imprenditori che sono stati costretti a soggiacere alle richieste degli usurai. Ci sono dei crediti che vengono aperti, delle linee di credito che vengono aperte a tassi estremamente vantaggiosi,
se si fornisce però la prova di aver denunciato ovviamente l'attività, quella è la prima cosa, usuraria a cui... Perché se non denunciano non sapete. Ovviamente, se non si denuncia non si riesce a sapere se si è caduti nelle maglie dell'usura. Nella trappola. E poi è necessario che si instauri, per così dire, un giudizio, un'attività di indagine, un'attività, poi un processo nei confronti dei presunti usurai, che chiaramente serve a ristorare, per così dire, l'imprenditore che è stato, per così dire, taglieggiato dagli usurai. Gli imprenditori per bene, gli imprenditori vittime di questo sistema, devono essere tranquilli, cioè devono sapere che esistono questi istituti. Delle difese. Esistono delle difese che lo Stato garantisce loro. Non soltanto dal punto di vista processuale, le procure italiane si avvalgono della polizia giudiziaria specializzata in questo tipo di indagini. Quindi la magistratura la può fare di finanza. Tanto? Assolutamente sì, possiamo sequestrare il profitto dell'usuraio. Bravo. In modo tale da consentire all'usurato, di alla vittima dell'usura, di meglio ancora, rimborsato. Di essere risarcito, diciamo così, delle somme che ha dovuto versare. Esistono, poi ripeto, al di là degli aspetti processuali, tanti altri istituti, come quelli di cui parlavo prima, che invece sono poi finalizzati a aiutare l'imprenditore a ritornare alla vita ordinaria dal punto di vista imprenditoriale. Ora, gli esempi di cui ho parlato, io li ho riferiti agli imprenditori, persone per bene, persone persone serie, che appunto, grazie al sacrificio della loro attività di impresa, hanno costruito, diciamo, l'attività imprenditoriale e cercano di salvarla, ovviamente. È normale. In un momento difficile come questo. Discorso del tutto diverso invece si deve fare per quegli imprenditori che invece crescono e nascono improvvisamente, e questo è già un primo segnale di patologia. L'impresa che nasce di improvviso. Che improvvisamente prospera, che si sviluppa, che cresce nonostante le difficoltà, che non fa ricorso al credito per potersi finanziare. Sono tutti elementi spia che ci inducono a pensare che talvolta dietro lo schermo dell'impresa ci sia poi il riciclaggio di somme ovviamente provenienti dal circuito criminoso. In questi casi ovviamente la risposta che noi sentiamo di dare alla cittadinanza in termini di giustizia è proprio legata a questo fatto, cioè noi siamo in grado di poter comprendere, grazie a tutte le nostre, diciamo, tecniche di attività di indagine, di accertamento, di informazioni, al nostro di bagaglio prendere informativo, reati spia, di riuscire a cogliere tutta una serie di indicatori che ci fanno capire se quella persona è una persona sana, onesto, no, o invece se è una persona che è inserita in un circuito criminoso. In questi casi però la risposta sanzionatoria dello Stato è molto seria, è molto forte, e di solito, diciamo, si manifesta attraverso le attività di sequestro della società, dei conti correnti, delle strutture, delle attrezzature della società, e quindi sono, diciamo così, anche questi degli strumenti che l'ordinamento realizza ed attua a tutela degli imprenditori per bene. Certo. Perché se ci riflettiamo, gli imprenditori che escono dal circuito fisiologico per entrare in contatto o per entrare a patto, sì, con le organizzazioni criminali, che cosa stanno facendo? Stanno realizzando una forma di concorrenza sleale nei confronti, ovviamente, di coloro i quali invece questa possibilità non hanno di poter avere. Un imprenditore che sa che se anche sta perdendo a causa del Covid degli incassi, non è preoccupato, perché tanto sa che quelle perdite verranno quotidianamente rimpinguate con i soldi provenienti dalle attività di estorsione, dall'attività dello spaccio di droga, ovviamente che non cosa si farà? Preoccupa. Non si preoccupa, ma introdurrà sul mercato dei rimedi tali da poter creare una sorta di concorrenza sleale nei confronti di chi purtroppo è chiamato a ricorrere al credito. E faccio un esempio: abbasserà i prezzi
in maniera, diciamo, del tutto insostenibile per gli imprenditori che invece sono costretti a ricorrere al credito sano. La criminalità è alla resilienza facile, quindi si adatta al periodo, c'è la pandemia e si organizza. Diciamo, l'abbattimento del prezzo di un bene di consumo è un ulteriore elemento spia diciamo, della patologia dell'impresa, della patologia. Perché in un momento di così grossa difficoltà è chiaro che ovviamente l'abbassamento del prezzo è un ulteriore indice del fatto che probabilmente quell'imprenditore sta contando su risorse che non gli costano nulla sostanzialmente. Certamente, e ha spiegato come al solito benissimo. Lei che è un magistrato, che conosce la criminalità campana, quella casertana non ne parliamo, come le sue tasche, allora io, lei delle cose attuali non gradisce parlare, io parlo quindi di una inchiesta bellissima che risale al gennaio scorso, un'inchiesta della DDA, se ne è occupato lei, penso, le mani dei casalesi sui supermercati e caseifici, se ne è formato, se, io tanto ne fa tante, sì, che sono, non se le ricorda, no, neanche. No, questa me la ricordo, me ne sono occupato io, però non ne posso parlare perché io voglio dire solo è un solo procedimento così. Diciamo che no, diciamo, no, non è stato comunque ancora definito in maniera, insomma, non posso dire nulla, niente. Io mi dispiace per lei purtroppo. Vabbè, ma abbiamo, ecco, dottoressa, per farle l'esempio del comportamento sbagliato dei magistrati, se io parlassi certo di un procedimento mio che è ancora in corso, commetterei una violazione disciplinare che mi sarebbe rimproverata, per così dire. Quindi non posso parlare. Ma certo, solo sarebbe punito. Esattamente. È così. Ma non vorrei. Ma la legge Vassalli, quella là di tanto tempo fa, che diceva che quando il magistrato sbagliava, un altro tipo di sbaglio, diciamo, processuale così, doveva pagare il magistrato. E tanti anni fa si fece anche un referendum dei cittadini e dissero: voi che ne pensate? E dissero i cittadini: no, è giusto, se il magistrato sbaglia deve pagare. Adesso invece nel 2015 mi pare si è cambiata la cosa e quindi non paga più il magistrato, paga lo Stato, ma è un grosso onere per lo Stato. Ancora ci fu un'iniziativa poco tempo fa che diceva che si doveva tornare al fatto che il magistrato doveva pagare. Però dico, se paga il magistrato finisce l'imparzialità del magistrato? La ringrazio per la domanda. Prego. Che mi ha fatto, perché diciamo, mi consente di esprimere qualche, diciamo, opinione, che è giusto pure che chi ci ascolta sì, deve capire, sappia. Perché andiamo in tante case. Che cosa voglio dire? Voglio dire questo. Il magistrato deve essere e deve apparire imparziale. Oh. Ora, nel momento in cui un magistrato sa che deve pagare, se adotta un provvedimento di cui lui è convinto in scienza e coscienza e che però lo espone ad un'ipotetica pretesa risarcitoria da parte di chi si ritrova ad avere torto per effetto della sua decisione, lei se lo immagina un magistrato che è libero di poter decidere? Non lo sarà più, perché penserà non più ad assicurare e ad amministrare la giustizia, ma penserà soprattutto ad evitare di poter pagare. Di pagare, dice, questo giorno però, d'oggi. Questo allora che cosa comporterà? Che, faccio un esempio, se un cittadino chiamerà in giudizio una multinazionale perché si sentirà leso in un suo diritto da una multinazionale magari conosciutissima, e invocherà la giustizia italiana perché appunto faccia giustizia nei suoi confronti, secondo lei un giudice che sappia di condannare eventualmente la multinazionale con profili di dubbio e di tipo risarcitorio non sarà mai libero di potersi esprimere in questo modo, ma rimarrà sempre condizionato, non dico bloccato, ma quantomeno condizionato dal decidere. E allora la legge però, attenzione, è giusto pure questo che i cittadini sappiano, non vuol dire però che i cittadini che subiscono dei torti per effetto della giustizia o per effetto, per così dire, del sistema giudiziario non possano essere risarciti. Esiste oggi un rimedio, per così dire, che è stato introdotto a seguito del referendum di cui lei parlava prima, che riguarda la cosiddetta responsabilità civile dei magistrati, che però non è una responsabilità diretta
del magistrato, ma è una responsabilità che obbliga lo Stato ad intervenire, per così dire, per risarcire il cittadino che sia stato leso da una, diciamo, decisione giudiziaria errata. Poi, ovviamente, e torniamo sempre al discorso iniziale, dottoressa, se lo Stato ha dovuto risarcire un cittadino per una decisione clamorosamente sbagliata da parte di un giudice, è vero che il giudice non avrà pagato di tasca sua nei confronti del cittadino, ma è altresì vero che, per quello che le dicevo prima, il giudice che avrà clamorosamente sbagliato, per far capire a chi ci ascolta, il clamorosamente sbagliato significa che ha sbagliato per dolo o per colpa grave, si troverà esposto a quei giudizi disciplinari o penali di cui parlavamo prima. Di cui sopra. Tenga poi presente anche un'altra cosa, che questo è il discorso, per così dire, generale, ma il più delle volte esiste anche un altro istituto che il legislatore ha voluto introdurre per ristorare coloro i quali abbiano subito la cosiddetta ingiusta detenzione. L'ingiusta detenzione è una forma speciale di risarcimento per coloro i quali abbiano avuto privata la propria libertà personale per effetto di un provvedimento che poi si è rivelato non essere confermato. Tale. Per esempio, supponiamo che una persona sia stata arrestata e poi magari è stata assolta, oppure per esempio una persona che è stata privata della libertà e poi magari quel procedimento durante il quale è stato privato della libertà è stato archiviato. Questi casi purtroppo sono esistono. Molto frequenti, perché lei sa che la dinamica processuale è tale che a volte, per effetto di una serie di vicende legate per esempio all'assunzione della prova all'interno di una fase dibattimentale, possano cambiare, diciamo, le opinioni o i convincimenti probatori nei confronti di una persona che magari in un primo momento sembrava aver commesso un determinato fatto e quindi è stata sottoposta ad una misura purtroppo privativa della libertà, poi si accerta che in realtà il processo a questo serve a dimostrare l'innocenza o la colpevolezza di una persona, e questo comporta che nel caso in cui una persona che è stata privata ingiustificatamente della libertà sarà garantita dal fatto di poter essere, diciamo così, risarcita. Lei da grande deve fare il magistrato. Sì, magari una... Perché è chiaro. Io vorrei sapere, neanche di questa posso parlare, questa la segue lei, Money for Nothing. Ma anche questo, neanche questo. Che seguo io. Tutti lei ce l'ha. Tutti lei ce l'ha. Non ne posso parlare. La anticipo già subito, non posso risponderle. Manco questo, neanche questo. Ma come? Era bella, guardi, Money for Nothing. Chi segue la musica degli anni 80, era dei Dire Straits, la cosa. Quindi neanche questa si può parlare, non si può dire niente, ce l'ha tutte lui. E mi quindi, dispiace, vabbè, magari le avrò, ce l'ha, diciamo, tutte lui. Le avrò tagliato, allora, delle sì, domande. Vabbè. Allora, parliamo questo, speriamo, ma questa pure ce l'ha lei, però non discendiamo in particolare. Allora, dunque, parliamo di Zagaria. In senso generale. Per astratto. Abbiamo visto in televisione l'arresto di Zagaria, tutta la trafila, tutto il lavoro grandissimo che è stato fatto, e quindi abbiamo seguito la cattura di questo capo dei casalisti. Dunque, la DDA di Napoli ha scoperto qualche tempo fa che questo Zagaria faceva come casa sua in una banca di Santa Maria Capovetere, dove prelevava tantissimi soldi, dei liquidi, non ne ha contezza. Sì, Didia ha chiesto alla direttrice della banca, di cui non facciamo nome, quali fossero le regole della banca per evitare il riciclaggio.
Vabbè, ma questa è un'altra vicenda, cioè una vicenda che però non attiene alla cattura di Zaccaria. No, cioè, non c'entra. Ah, non ecco, c'entra. Io avevo compreso il personaggio. Le ho detto, ho nominato Zaccaria non perché lei abbia gli interessi di questa, no, anche questa a lei, però non lo, diciamo, non lo trattiamo la questione. Allora mi sono agganciata sul fatto di aver visto in TV questa cattura di sì. Zaccaria. Ecco, il riciclaggio è che cosa. Il riciclaggio bancario, forse voleva. Lei alludeva a quello. Siccome adesso è l'anniversario di Falcone, Falcone non si interessava solo delle cose, diciamo, di mafia e criminale, ma faceva molta attenzione alle cose economiche. Diceva sempre di, diceva lui, la droga. Può lasciare traccia, non può può non lasciare traccia, ma i documenti finanziari, scambi di assegni, bisogna controllarli bene perché quelli lasciano traccia. Sempre delle tracce. Ed è proprio così. Infatti, seguendo questo mi sono agganciata. Quell'insegnamento che ci ha lasciato Giovanni Falcone è un insegnamento per noi utilissimo perché ne facciamo applicazione quotidiana nelle indagini di contrasto ai patrimoni illeciti delle organizzazioni criminali. Diciamo, il rimedio più efficace è quello di svolgere questo tipo di accertamento. Fare questo. Controllare, cioè, i passaggi che il danaro lascia durante il suo percorso, anche quando quel percorso è realizzato mediante il danaro contante, che, come lei sa, per definizione non lascia tracce, no? Certo. Però il danaro contante, a sua volta, per poter essere raccolto, per poter essere, diciamo, accumulato, a sua volta deve essere prodotto da un'attività tracciabile. Certo. E quindi come si riesce ad arrivare al danaro contante? Attraverso una serie di accertamenti, che non sto qui a dirle perché sono molto tecnici, molto particolari, che magari nemmeno interessano a chi ci ascolta, ma che ci lasciano capire se dietro una determinata operazione commerciale ci sia o no l'effettività della prestazione e se dietro quell'attività in realtà non si celi uno strumento, un pretesto per produrre denaro contante da utilizzare, per così dire, per l'attività criminosa, esattamente. Perché ovviamente, lei comprenderà, se il passaggio di denaro viene fatto secondo criteri formali, questo passaggio ovviamente lascia sempre delle tracce, certo. Quindi risalendo ai passaggi si risale a chi, certo, ha immesso quel denaro. Ma quando tutto questo non avviene, non è il circuito bancario a cui bisogna guardare per poter risalire agli affari, certo, della camorra, ma bisogna guardare ad un altro tipo di circuito, che è il circuito imprenditoriale, che magari farà ricorso all'emissione di fatture per operazioni inesistenti per giustificare un pagamento che in realtà è fittizio, è falso, certo, al solo scopo di giustificare una consegna di denaro contante nelle mani. Le imprese fantasma, quelle le cosiddette società cartiere, così si chiamano nel gergo. Sì. Si chiamano così perché sono società fatte di carta, di documenti, ma non solo servono realizzati. Soltanto per aprire dei conti correnti su cui far confluire delle somme di denaro apparentemente lecite, perché giustificate attraverso l'emissione di fatture, che poi vengono prelevati per contanti dal titolare del conto corrente. Certo. E che poi, una volta che le preleva, ovviamente sparisce e quindi non si riesce, certo, più a risolvere. Ma noi cittadini, esseri umani normali, diciamo così, come ci consiglia lei di pagare sempre tipo bancomat, carta? È più sicuro? Assolutamente sì. Io ho visto dei bar a Roma, dove dovrei vivere, ma sto sempre qua, si paga anche il caffè per un euro. Vabbè, infatti non a caso l'utilizzo dei mezzi di pagamento diversi dal contante è introdotto proprio dalla normativa antiriciclaggio. Certo. Serve proprio a quello, serve proprio a tracciare qualunque transazione economica fra cittadini. Ha visto? E chiaramente più si utilizza lo strumento alternativo al denaro contante,
più è semplice, per così dire, semplice dimostrare di essere persone per bene. Persona è onesta, esatto. Visto? Ma anch'io sono preparata, però. Dunque, è preparatissima. È proprio di, lei che è un espertissimo di criminalità, di camorra, ci libereremo mai dalla criminalità, dalla mafia? Certo. E io ancora una volta invoco le parole di Giovanni Falcone, che diceva, come lei si ricorda, la mafia, la camorra sono fatti umani. Ha un inizio e come tutti i fatti umani hanno un inizio ed una fine. E anche il nostro fenomeno, benché molto radicato sul territorio, molto strutturato, a prezzo di grande sacrificio da parte delle istituzioni, tutte dello Stato, è un fenomeno che è destinato a sparire. Io però approfitto sempre di queste occasioni, così come lo dico sempre quando vengo invitato nelle scuole, no? Negli istituti scolastici, per rivolgermi alle nuove generazioni, ai ragazzi, agli studenti. Falcone aveva grande fiducia. Tendenzialmente, nel momento in cui la camorra, la mafia, le organizzazioni criminali finiranno quando i giovani avranno capito che quello è un modello perdente. Sì. Quando cioè non vedranno in quella struttura, in quel modello, un esempio da emulare. Quindi più si riesce ad essere, per così dire, incisivi sulla cultura delle nuove generazioni e più avremo speranze che il fenomeno mafioso, diciamo, cesserà. Si estingua. Perché nel momento in cui le nuove generazioni capiranno che il rimedio della legalità, il rimedio della rettitudine, il rimedio della conformità allo spirito della Costituzione deve ispira, diciamo così, le condotte di ognuno di noi e non quelle ovviamente delle organizzazioni camorristiche, quello sarà il momento in cui capirà il giovane e sceglierà a favore dell'uno, ovviamente, certo. A detrimento un suo caro amico, Catello Marisca, che loro lo sanno, i telespettatori, io ho adottato come figlio, l'età me lo permette e lo ripeto sempre, non perché non abbia memoria, perché mi fa piacere. Ha scritto Le radici del male, ha scritto il suo primo romanzo, lui scrive sempre saggi proprio per i giovani, tranne quello là, sì, anche quel manuale di legislazione antimafia, però per quelli che studiano, e lui ha sempre detto io scrivo in modo che loro possano scegliere la strada, sapere, come ha detto lei, qual è il bene e qual è il male. La prima lotta alla criminalità organizzata è una lotta culturale. Culturale, sì. Io lo dico sempre, ogni volta che mi rivolgo ad un pubblico di giovani, dico sempre loro, ragazzi, sappiate che quello è un modello negativo, è un modello che vi porterà soltanto morte, sofferenza, nella migliore delle ipotesi di libertà. Non è quello il modello al quale bisogna guardare. Se ripeto, un ragazzo comincerà a guardare a quel modello e se ne discosterà, pur essendo un modello che, diciamo, in alcuni ambienti fornisce una forza attrattiva ancora molto forte, perché assicura ovviamente il guadagno facile, certo, assicura l'ostentazione di potere, di ricchezza. Se un ragazzo capirà che quel modello è un modello è sbagliato, quello sarà l'inizio della fine della criminalità, certo, organizzata. Dobbiamo tutti quanti aiutare. La prima cosa è la famiglia, la scuola e poi... E poi ovviamente le istituzioni devono continuare a fare ovviamente il loro dovere. Signor Procuratore, l'ultima domanda, lei non ci crederà, poi la lascia andare via e riposare. Perché il 23 maggio sarà l'anniversario della strage di Capaci, dove morì il giudice Falcone, la moglie e gli uomini della scorta. Ecco, era il 23 maggio del 1992. Ecco, secondo lei perché tra tanti magistrati morti, tanti hanno dato la vita, quelli che sono morti vittime di mafia, quelli vittime di terroristi, terrorismo. Ecco, però la figura di Falcone è quella che si ricorda di più, perché? Si ricorda di più, non perché... È il più celebrato. Anche quella di Paolo Borsellino, dopo due mesi, viva e forte nell'opinione pubblica, ma perché... probabilmente si inserisce in un contesto nel quale loro
diciamo, realizzarono in maniera aperta, per così dire, diciamo, impersonarono la coscienza, antimafia della gente. Un nuovo metodo. Un nuovo metodo e soprattutto i paladini dell'antimafia, perché attraverso, diciamo, sia Giovanni Falcone che Paolo Borsellino erano soliti andare proprio in giro per le scuole, spiegando ai ragazzi ciò di cui si occupavano. E questo loro, diciamo, aprirsi alla gente, dialogare con la gente, li ha resi ancora di più, diciamo, vicini alla gente. Ecco perché secondo me il loro sacrificio poi ha destato una così ampia eco in tutte le generazioni poi successive, sostanzialmente, ancora oggi diciamo, costituiscono gli esempi a cui anche noi, diciamo, guardiamo. E certo, è una grande scia da seguire, ma è stato antesignano in tutto, nella corruzione, nella mafia, nella lotta alla mafia patrimoniale, l'economia, insomma, su tante cose che non vanno, anche delle istituzioni. Si ricorda quando diceva, quando andava via dal Palazzo di Giustizia, diceva: è tardi, togliamo il disturbo allo Stato. Era unico, sì. Per queste cose, per tutti questi aforismi anche. Ma no, altrettanta carica di umanità e di prestigio personale era anche di Paolo Borsellino, che era un altro straordinario esempio, diciamo, di virtù professionale, sostanzialmente. Vero. Bravissimi. Allora, con questa diciamo, celebrazione, noi vi salutiamo. Io la ringrazio per il piacere, l'onore, la perdono per il ritardo, perché è una fatica enorme averlo qui, non mi sembra vero. Io ringrazio lei sempre per il cortese invito. E comunque, diciamo, impegni permettendo. Lei torna, me lo promette, noi fin da ora l'aspettiamo, perché spiega bene. Però poi annoiamo i nostri telespettatori. No, non annoiamo, perché loro vogliono capire. Capire, perché molte volte ci sono non magistrati, ma anche magistrati, non si capisce. E noi arriviamo nelle case di tutti, non tutti magari diciamo, sono hanno studiato quella determinata materia, e allora possono nel nostro piccolo cerchiamo di essere utili io nel piccolissimo grazie dell'onore, grazie, e l'aspetto qui presto. Grazie. Buonasera a voi, buona serata. We'll be right back.